Berg, E se devo qualcuno la scegliere poi. chiamasse in questi mesi e dicesse: Mario, De Biase, stiamo pensando a te per un nuovo progetto politico di Salerno. Lei lo vivrebbe come un regalo o come, oddio, di nuovo? No, andiamo a vedere che cos'è questo progetto, chi c'è, cos'è il progetto. Questo non mi sono mai negato. Ovviamente è capitato in questi anni che qualcuno ha chiamato, ma sono bastato un paio d'ore per capire che non c'era progetto. Mario De Biase, sindaco di Salerno dal 2001 al 2006, è pronto dunque a scendere di nuovo in campo se gli sarà prospettato un progetto politico vero, alternativo. De Biase, che ha la responsabilità delle bonifiche nella Terra dei Fuochi in Campania, parla di stanchezza dell'attuale amministrazione comunale di Salerno e spera nei giovani. Io prendo atto che c'è stanchezza, che c'è logoramento, che c'è una fase di stasi. A Salerno un progetto che non è un progetto, poi, ma una delle precondizioni sarebbe investire veramente su una nuova e giovane classe dirigente. Già questo sarebbe un progetto che riempirebbe. Beh, in giunta ci sono dei giovani, no? Non li vedo, non li sento, non li percepisco, non vedo Nell'intervista la che ci ha loro rilasciato e che gente. potrete vedere integralmente in speciale TG dopo questo telegiornale, Mario De Biase parla del suo rapporto col presidente della giunta regionale De Luca, esprime un giudizio sull'attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, parla del Partito Democratico, della sua idea di città, di luci d'artista e della vicenda Sea Park conclusasi lo scorso settembre con la soluzione. Non vivo più Salerno, ci ha Ma di detto, ma evidentemente lottare. non è così. Ci sono giovani. Vivo poco Salerno. Ci sono le premesse per un progetto, secondo lei? Ci Dappertutto ci sono, nel sono mondo. gli uomini a No, Salerno? gli uomini vanno individuati, gli uomini e le donne in modo particolare, vanno individuate, vanno costruite, vanno educate, vanno aiutate. Una delle funzioni che potrebbe essere sicuramente una funzione giusta, è provare a fare da tutor, a provare a essere un interlocutore per costruire, per aiutare a costruire.